Buongiorno a tutti e bentrovati a Laboratorio dal Basso Gettate le Reti, l'impresa digitale per le comunità ecclesiali. Dopo i primi due incontri siamo oggi con il professor Ivan Luigi Vitali di Milano, docente e fondatore della Scuola di Economia Civile, consigliere della stessa scuola, laureato in discipline economiche e sociali presso l'Università Bocconi. Si occupa di sviluppo tra le varie cose e le varie docenze delle strategie relative ai progetti sociali e collabora con varie università italiane e straniere in qualità di senior manager delle organizzazioni no profit. La presenza del laboratorio e dell'incontro Fare impresa in parrocchia è centrale all'interno di questo percorso perché vogliamo provare a capire con il professor Vitali come è possibile che le parrocchie riescano a generare valore per il territorio in cui si trovano, non soltanto per le iniziative, ma anche a livello economico, in un'ottica di potenziale imprenditoria giovanile, in qualche modo allargando. Grazie a tutti coloro che sono venuti oggi. Il laboratorio continuerà poi nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. Con lo studio di un caso, insomma, in maniera un po' più pratica. Faremo una pausa intorno alle 11 e intanto buona lezione. Grazie innanzitutto per l'invito, per l'occasione di essere qua insieme a parlare di un tema che mi sta particolarmente a cuore, cioè quello dell'impresa, del fare impresa. Siete comodi di dietro, vedetevi davanti, come preferite, eh? Se volete, benvenuti davanti. No, nella presentazione che ha fatto Emanuele, ecco, parlando delle cose di cui mi occupo, volevo soltanto fare un brevissimo affondo su alcune delle realtà in cui mi trovo a lavorare, con grande piacere peraltro, che sono realtà della cooperazione sociale, che sono realtà associazionistiche, che sono realtà di impresa sociale, alcune nate diciamo 15 anni fa, altre nate come la Scuola di Economia Civile soltanto l'anno scorso, che hanno provato a fare l'esercizio che faremo insieme oggi, cioè quello di fare un esercizio di fiducia. Quando getti la rete è perché qualcuno ti sta proponendo di farlo e non hai la certezza di quello che raccoglierai. All'epoca di Gesù poi non c'erano ancora i sonar, per cui non si vedevano i pesci sotto ed era, come dire, un atto realmente di fede questo. E l'atto di fede, di fiducia, che è una delle caratteristiche dell'imprenditore, vorrei provare a declinarlo insieme a voi nella logica dell'economia civile. Quindi non parleremo anche dell'imprenditore, di chi è l'imprenditore, di che significa fare impresa, dove per fare impresa non diremo, scusatemi, fatemi cenno se dico cose che sono troppo ovvie, vi prego, non parleremo di forme societarie o forme di azienda. Fare impresa, cioè fare intrapresa, significherà per noi generare un'attività che abbia delle manifestazioni economiche, che crei un beneficio alle persone che le realizzano e a chi ne fruisce in maniera sostenibile, indipendentemente dalla forma. La forma può essere quella di qualunque organizzazione, dal comitato, che un comitato non fa impresa per definizione. Ok, per noi un comitato farà impresa nella misura in cui ha una strategia di intervento e organizza fattori complessi per generare un valore. Il valore su cui ragioneremo oggi è di due tipi: un valore misurabile in termini economici e un valore non misurabile in termini economici, che è uno dei punti, non so se seguite questi dibattiti, è uno dei punti su cui oggi maggiormente si studia in ambito di non profit, cioè quello di calcolare l'impatto sociale di quello che si fa. Avete sentito parlare, immagino, di alcuni indicatori, almeno chi di voi ha qualche. Avete esperienza di azienda o di qualche realtà aziendale? Se uno parla di ROI, sapete che significa? È l'acronimo di Return on Investment, è un indicatore di redditività economica che da decenni si utilizza nelle aziende. Ecco, oggi si parla di SROI, Social Return on Investment, cioè una delle caratteristiche più marcate della ricerca attuale è quella di capire, ma un'impresa, nel momento in cui fa ciò per cui ha scritto nell'atto costitutivo che è nata, fa soltanto quello o genera dei meta risultati? Genera tutta una serie di caratteristiche
cambiamenti nell'ambiente in cui si muove che potrebbe essere utile misurare, perché questi cambiamenti possono essere particolarmente negativi, come, la semplifichiamo, un'azienda che per produrre telefoni genera inquinamento nei fiumi, nell'ambiente, che per fare questi prodotti utilizza dei contratti che vessano le persone, che non permettono di conciliare il tempo di lavoro con il tempo da dedicare alla famiglia, che utilizza prodotti inquinanti, quindi nel processo di produzione del bene si ha un danno per la salute dei lavoratori, un danno per le relazioni dei lavoratori, un danno per l'ambiente. Ecco, in questo caso, se noi ci curassimo di pensare all'impresa come sinonimo di azienda, il confine di senso è quello del reddito. Si produce più ricavo che costo, è un'azienda sana. Vorrei problematizzare con voi se siete d'accordo che un'azienda sana non è soltanto un'azienda che nella colonna di destra dei ricavi ha un valore più grande di quella a sinistra dei costi. Nella contabilità si costuma far così. Ma che genera una quantità e una qualità di valore che gli economisti civili con cui ho il piacere di lavorare chiamano i beni relazionali, ad esempio, se questi beni relazionali qua hanno diritto di asilo nel mondo dell'economia, nel mondo dell'impresa, se può venire avanti, siamo più vicini, ci sentiamo meglio, dai. Buongiorno intanto. Abbiamo appena iniziato, non vi preoccupate. Ecco, se ha diritto di asilo questo concetto di bene relazionale e di valore, inteso nel senso che ci diciamo, cioè quello dell'economia civile. Questa è la premessa che mi sentivo di dare all'intervento. Questa è l'agenda che vi propongo, quindi una breve presentazione, un leggero approfondimento su che significa fare impresa, imprenditore, le caratteristiche dell'impresa, che intenderemo come impresa civile. Nel pomeriggio poi, affrontati questi argomenti, alcuni sembreranno un po' esotici, come parlare di dono e gratuità nel fare impresa. Nel pomeriggio l'ipotesi che abbiamo visto con Emanuele è quella di, una volta elaborati insieme alcuni concetti, sgrezzati insieme alcuni concetti, risposto a domande, per cui sentitevi liberi e liberi in ogni momento di intervenire se non sono chiaro o se intendete proporre dei casi, delle proposte, il pomeriggio vogliamo articolarlo con una modalità di affrontare casi dove non sarò io a presentarvi il caso, ve ne presenterò stralci durante questa mattina, ma si proporrà un tema da voi scelto, qualcuno di voi lo sintetizzerà in 10-15 minuti, tutti ascolteremo, tutti gli altri, tranne colui o colei che parla, faranno domande per un altro 10 minuti, quarto d'ora, in modo che tutti abbiano chiaro quello che è il caso, e poi verranno fuori i nodi di questo caso e insieme, io farò da mediatore del processo di pensiero, cercheremo entro un'ora e mezza, in modo che entro ore possiamo affrontarne almeno due di casi, di arrivare a promuovere dei pensieri e delle prassi che prima di affrontare questo non ci venivano in mente. In modo che affronteremo delle criticità, dei nodi, delle questioni e dovremmo arrivare dopo un'ora e mezza ad avere più strumenti, più idee, più concretezza su che facciamo di quelle domande lì, avere delle risposte possibili da applicare. Questa è la modalità che abbiamo pensato, se vi piace affronteremo in questo modo, in corso poi possiamo tenere conto di quello che maggiormente vi interessa. Chiudo la presentazione approfittando del titolo che trovo quanto mai azzeccato per poter fare un discorso sull'imprenditore civile. Fare impresa in parrocchia. Ecco, il fare impresa in parrocchia, se l'avessimo parlato, credo, qualche anno fa, almeno in alcuni degli ambienti dove abito, dove ho vissuto, dove collaboro, qualcuno mi avrebbe arricciato un attimo il naso, quasi che il fare impresa, il fare azienda, il fare auspicabilmente profitto, potesse essere in qualche modo in contrasto con i valori pastorali, imminentemente, che una parrocchia ha come obiettivo.
Il fatto che abbiate scelto questo titolo, che questo titolo sia a disposizione, ci permette di dire che stiamo tranquilli, non c'è questo dubbio. Quello su cui vorremmo concentrarci appunto è il fare impresa in parrocchia diventa sinonimo di la parrocchia diventa la culla, l'incubatore, il luogo elettivo delle relazioni a partire dalle quali un gruppo di persone strutturato si mette insieme per generare valore, per generare un valore maggiore di quello che consuma. Perché per generare, come in qualunque processo, la vita stessa è una trasformazione di ossigeno in anidride carbonica da parte nostra, il contrario per le piante, di alimenti in energia. Ok, in questo processo trasformativo ci deve essere qualcosa di più di quello che entra. Se c'è questo qualcosa di più, c'è un extra valore che nella modalità classica con cui viene categorizzata questa l'economia, la microeconomia e la contabilità, si parla di profitto, di utile, sono concetti che poi se volete esploreremo meglio. E, ecco, a noi interessa che ci sia non soltanto un profitto, un utile, diciamolo meglio, un margine positivo dal punto di vista economico, ci interessa pensare a che senso ha e se e come è possibile, quali condizioni possono servire per fare bene impresa in parrocchia, cioè per generare valore che auspicabilmente generi lavoro, ma generi lavoro sostenibile. Quando parleremo di impresa, per questo, qualcuno di voi ha fatto studi giuridici? Ok, ti chiami scusa? Sì? Cinzia, però ti do del tu perché sicuramente sono più anziano di te. Ci dici per favore, Cinzia, a quale articolo del codice civile si parla di impresa? Non ti perdi niente, perché non c'è nessun articolo che parla di impresa. Si parla di imprenditore. Nel nostro codice civile non si parla di... si parla di società, ok? Ma non si parla di una forma di aggregazione, come dire, il modello attraverso il quale si genera valore. Non è una distinzione di lana caprina. Lo stesso codice non è ispirato dal dire diamo un nucleo operativo, come c'è l'azienda, che è una definizione che, come dire, in economia aziendale che si studiava in Bocconi era l'ordine economico dell'istituto, che se capisce nulla però questa è la definizione di azienda, l'ordine economico dell'istituto. Ecco, non viene definita un'unità modello per generare valore. L'innesco, e non è casuale, e qua richiamerò, e sarò un po' provocatorio, vi chiederò di... vi punzecchierò un po' in questa mattinata, spero che non vi dia troppo fastidio, ma almeno visto che insomma la mattina un po' è cominciato presto, almeno ci tiene modesti. L'accento non è posto sulla scatola, sul contenitore, è posto sulla persona, sull'imprenditore, ci diceva Cinzia, giusto. L'imprenditore è colui che organizza dei fattori complessi e organizza questi fattori per averne un guadagno, un beneficio da dividere con altri soggetti, per comunque averne, cioè organizza attività complesse, come diciamo prima, per generare un valore maggiore di quello che consuma nel processo produttivo e quindi estrarne qualche cosa. Questo è l'imprenditore, secondo il codice civile. Quindi quando pensiamo di fare impresa in parrocchia, non pensiamo che ci sia un contenitore o qualcun altro che deve essere particolarmente bravo, il don, il vescovo, quello che ha studiato economia, quello che ha fatto il master alla Bocconi, benvengano, per amor del cielo. Ma non sono solo quelli. Io lavoro, ad esempio, in una cooperativa che ha una cooperativa sociale che ha circa 280 dipendenti. Sono tanti per una cooperativa sociale milanese. 20 anni fa questa cooperativa nasceva in una parrocchia, Santo Curato d'Ars, Milano, in periferia, una parrocchia non di quelle sontuose, parrocchietta di periferia, una periferia difficile, tra l'altro, con 4 educatori. Non avevano fatto nessuno alla Bocconi, e lo dico contro di me perché l'ho fatta. A partire da quegli imprenditori, erano educatori imprenditori, cioè vedevano in una realtà qualche cosa che mancava.
avevano quell'occhio diverso che ti permette di dire, ma se ci sono in parrocchia, quello era il loro modello. Tante persone con disabilità e non c'è una serie di servizi adeguati per quei bisogni. Se desidero dare una dignità maggiore alla vita delle persone che hanno una disabilità, voglio fare qualche cosa. Uno, il desiderio. Quindi, che ci sia il bando, che non ci sia il bando, che ci sia la risorsa finanziata, che non ci sia, parto da un desiderio. Se no, vado dietro al vento come viene, no? Cioè, parto dal dire io voglio intraprendere. Non voglio fare la qualunque, voglio intraprendere. Quindi c'è un desiderio e vedo un qualche cosa che non esiste ancora, un già ma non ancora, intuisco un esito di cui mancano alcuni fattori e io penso che si possano costruire le condizioni per arrivare lì. E comincio a dire, ok, vogliamo arrivare lì, cioè rendere più degna la vita delle persone con disabilità, offrire dei servizi, permettere un'autonomia, permettere il dopo di noi per chi segue queste cose, cioè quando sono un genitore di un ragazzo o di una ragazza che ha una speranza di vita ormai alta, quando io verrò a mancare, questa persona non è autonoma, come fa a vivere se non sono particolarmente benestante? Chi se ne curerà di questo? Dei rapporti di mio figlio, di mia figlia con la realtà? Starà chiusa in un istituto così a languire lì? Ecco, dal bisogno, dal desiderio, che non è solo dal bisogno, perché tante volte ci chiedono se qualcuno di voi fa i bandi, fate dei bandi, qualcuno li fa, li segue, li ha letti? Ok, che c'è scritto contesto, analisi del bisogno. A volte c'è l'analisi del bisogno, ma a volte ci sono dei bisogni che non sono percettibili prima. In quella valigetta c'è un tablet. Se avessero chiesto a me, che ora me l'ha regalato 10 anni fa, stiamo pensando a un dispositivo mobile dove tu puoi utilizzare con un touch, vedere la mail, vedere l'internet, eccetera. Hai questo bisogno? Io non avevo mica quel bisogno. Qualcuno di voi aveva bisogno del tablet 10 anni fa? No. Io no. Ora lo uso tutti i giorni. Ora ne sento bisogno. Cioè se mancasse, ma è un problema. Non avevo quel bisogno. Però qualcuno ha pensato che quella cosa, quel dispositivo, potesse generare un valore maggiore di quello che erano i fattori che comportavano il generarlo e aveva desiderio di farlo. Quindi non ha fatto il calcolo che c'era l'incentivo per fare i tablet, perché non c'era nessun incentivo a farlo. Si metteva in un mercato che non esisteva, si è inventato una cosa. Quindi quando parliamo di desiderio ci permette di tenere conto che per fare impresa è importante, scusate, sia vedere chiaramente quali sono i bisogni, quindi avere molto chiaro ciò che mi sta intorno. Poca improvvisazione. È importante l'emotività, l'emozione, il sentire caldo e forte dentro, voglio risolvere quella roba lì. Perché se no non c'è il desiderio e non parti. Poi che è quello, dici, ok, adesso come faccio a costruire tutti i fattori per farlo bene? Perché se no parto un po' sull'onda emotiva, ma rischio di non dare gambe alla mia impresa. E al di là del fatto che qualcuno ci perde, magari non io, ma qualcuno ci perde, genero delle illusioni. E come faccio ad andare a chiedere oggi a Don Nicola, facciamo un'impresa insieme? Ci mette Don 15.000 euro perché genereremo lavoro per 10 persone e soddisferemo bisogni per 1 milione di euro. Ce li mette? Facciamo che ci dica di sì. Ci mettiamo tutti insieme, mettiamo ciascuno una quota da 1.000 euro e chiediamo lui 15.000. Abbiamo un orizzonte di tempo a 6 mesi perché c'era l'incentivo e c'era il bando. Fra 8 mesi non sappiamo neanche che fare. Fra un anno diremo, Don, guardi, è un problema. Per un anno è stato bello, però adesso abbiamo chiuso. Però un anno è stato bellissimo. Quell'anno lì chi c'è stato dentro, chi ha avuto il privilegio di starci, fantastico. Qualcuno magari ha deciso di anticipare un matrimonio, anticipare un acquisto, di fare delle scelte, contando che tu gli hai promesso un contratto a tempo indeterminato. Gli hai venduto un orizzonte di tempo lungo, ma sapevi già che non c'era un sottostante serio. Ok, questa non è l'economia civile. Quindi l'imprenditore civile che noi andremo a utilizzare come paradigma, è l'imprenditore che vive l'economia civile. Se vedete che cos'è l'economia civile su Wikipedia, ma se ve la sintetizzo, se no, l'economia civile non è una branca dell'economia, ma
non è che c'è l'economia tutta e c'è la lettura dell'economia monetaria, l'economia sociale, l'economia micro o macro. È una lettura dell'intera economia. È una lettura che si fonda su un modello di mercato, quindi non un modello di economia pianificata, un modello di mercato non capitalistico. Il capitalismo, come sapete, è una declinazione dell'economia di mercato, non è l'unica. Si fonda su un'economia di mercato che si basa non sulla massimizzazione di qualche cosa, il profitto, l'utilità, gli stakeholder, no. Si fonda sui valori di fraternità, reciprocità e gratuità. È strano per essere un'idea di economia, no? Un'economia che si fonda su questi tre valori. Poi li vedremo qua. Economia, dono, gratuità. Ok, questa economia qua deve essere un'economia che si fonda su un modello di mercato, quindi sta in piedi. Non è che l'economia civile è l'economia di quelli che hanno i soldi o sanno dove trovarli e consumano il valore generato da qualcun altro. Mettendo dentro nei processi e nelle scelte decisionali, l'idea che l'altro è degno quanto me, l'altro è, prendiamola grande, un fratello. Allora se l'altro è un fratello, non posso applicare i contratti in nero, non posso fare contratti che non sono corretti, non posso non pagare le imposte, perché l'obiettivo è generare più valore di quello che ho consumato, con un'idea di gratuità. Che vuol dire non che non pago la gente, che vuol dire che quello che faccio non lo faccio per massimizzare il mio beneficio. E quindi tu puoi essere gratuito con un contratto CCNL a 38 ore, perché il modo in cui fai non è contrattualizzabile. Non è contrattualizzabile che tu sorridi ai tuoi colleghi. Non è contrattualizzabile che tu ascolti quello che ti viene detto e non ti metti davanti. Così quello ti parla e tu fai quello che vuoi. Non è contrattualizzabile che tu collabori. Ti possono obbligare per un contratto a dire devi inoltrare X mail al giorno. Si può mettere in un contratto. Tu gli reinoltri email di contenuto vuoto. Cioè, il modo in cui si crea il valore, la collaborazione, tutti questi elementi immateriali non sono contrattualizzabili. Se lo fossero, il mondo sarebbe molto più agevole, saremmo un po' più automi e sarebbe un po' più facile prevedere le conseguenze di tutto. È scritto, devi applicarlo, se non lo applichi c'è una sanzione, c'è un enforcement, si va davanti a un giudice, non ha sorriso le tot volte, non ha collaborato. Le aziende, le imprese che funzionano sono quelle che riescono a rispettare il dettato contrattuale, quindi il minimo nel contratto c'è scritto il minimo che si deve fare, alcuni contratti anche di più del minimo in realtà, ma c'è scritto alcune cose che è realistico prevedere, non si può contrattualizzare tutto. Non potendosi contrattualizzare tutto vuol dire che c'è qualche cosa, e questi temi della gratuità, ad esempio, non è contrattualizzabile. Come faccio a chiederti di venire al lavoro volentieri? Come faccio a chiederti di essere creativo al lavoro? Come faccio a chiedere a una persona che lavora all'ufficio postale di Lecce o di Milano, quando ti viene un'idea brillante per migliorare la qualità del servizio, comunicala al capo. Perché? Quando mi viene, sì, non mi è venuta. Cioè, non puoi obbligarlo a produrre X idee interessanti. Come fai a catalogare l'interessante? Puoi dire che ti deve proporre X stimoli al mese. Ti dice facciamo la fila di diritto anziché di traverso. È un'idea, cioè, sa come vale. Sto un po' scherzando, ma per dire, tutta una serie di valori immateriali, quando noi li mettiamo dentro la funzione, quella, la semplifico, la funzione da massimizzare, quella che massimizza il profitto, devo mettere dentro tutti i fattori, tutti i costi, e poi a tutti questi costi vado a contrapporre i ricavi che sono il numero di prodotti per i modelli che faccio, per i valori a cui li vendo o i servizi, deve prevalere questo su quell'altro. Ok? Quindi il fatto che oggi ci siano alcuni milioni di persone che dedicano alcune centinaia di milioni di ore all'anno per fare attività non remunerata, volontariato, non entra in questa funzione.
non è quantificabile, no? Posso quantificare le ore di volontariato. Posso dire che un'ora di volontariato della persona varrebbe quanto, ma non entra nel PIL. Non entra nel bilancio economico-finanziario che devi depositare come cooperativa sociale per rimanere iscritto. Lo fai nel bilancio sociale, da qualche anno obbligatorio. Un'associazione di volontariato deve dirti che prevale il volontariato sul resto, ma non c'è una tabella che dice l'ora dell'insegnante vale 20 euro, l'ora del camionista, dell'accompagnatore vale 10, quindi ho 1000 ore di insegnanti, 2000 di accompagnatori, totale il mio bilancio è X. Non c'è questo. E sono constatazioni, come vedete, di buon senso, non serve scomodare grandi categorie. Ma già questo ci dimostra che la gratuità, la possibilità che il dono rientrino nella funzione economica, non è l'esercizio intellettuale di Luigino Bruni, Zamagni, Becchetti e chi studia insieme a loro ci lavora. Ma l'economia, per molti motivi, se volete qualcuno ce lo raccontiamo anche in questa giornata, ha preso una direzione che è stata quella dell'economia di mercato capitalistica, dove ci sono dei contenuti che si possono semplificare nella massimizzazione della utilità degli stakeholder o degli imprenditori o di un certo numero di persone. Ecco, l'economia civile, sapete da dove nasce? In quale paese, in quale università nasce? Ve ne dico tre. MIT, Stanford, Napoli. Di che anni è il movimento del Maus? Stavo parlando di ok. La prima carta, ti chiami scusa? Pietro. La prima carta di economia civile, come avete capito, era ovvia la provocazione, non era Stanford, non era l'MIT, era Napoli, ed era circa 300 anni fa. Antonio Genovesi, che non aveva fatto la Bocconi, perché non c'era la Bocconi, era un prete e filosofo. Scusa la provocazione, Pietro, era per dire che l'economia civile nasce in Italia e poi l'economia ha preso altre pieghe, recuperata dopo attraverso tutta una serie di esperti, di docenti, di studiosi, e nasce in Italia non dall'idea che, come scrivevano altri autori, forse lo conoscete uno, Adamo Smith, okay, dove si parlava di ricchezza delle nazioni. E la tua nazione, l'Inghilterra, aveva come obiettivo massimizzare la propria ricchezza, o come i trattati di azienda, di impresa, dove si massimizzava la ricchezza dell'unità atomica, dell'unità minima, che è la tua azienda, la tua impresa, la tua fabbrica. No, questo Antonio Genovesi diceva che il fine dell'economia civile era la felicità pubblica, e non lo diceva nei palazzi di vetro di Milano o di New York nel 2014. Lo diceva 300 anni fa a Napoli, che aveva, era attraversata da un movimento di pensiero filosofico molto alto, però non era Napoli la culla del benessere o della felicità pubblica. C'aveva i suoi problemini quella città, come le grandi città avevano allora e ci hanno oggi. Ecco, questa l'idea che la gratuità, il dono e la felicità pubblica, cioè il benessere delle persone, siano l'obiettivo dell'economia, è stata tradotta da una serie di docenti oggi in una cosa che, se avessi una lavagna, vi scriverei. Mentre l'economia tradizionale ti racconta che la felicità è una somma, è la felicità tua, 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 mia, si spera che sia il più alto possibile, e il paese che sta meglio, passatemi la banalizzazione, poi approfondiamo, è quello che ha il più alto livello di questa cosa qua. A livello economico si parla di PIL, poi sono nati altri indicatori, che sono quelli di benessere, che ci sono, mi sa che tu te ne intendi anche, una serie di indicatori che vanno oltre il PIL e ti dicono: guarda che il benessere non è soltanto quello, è una serie di altre condizioni, una sommatoria di altre condizioni. Ok, secondo l'economia civile, fare impresa e fare economia significa non massimizzare una somma,
ma massimizzare un prodotto. E adesso capiamo perché c'è quella parola che è fraternità di cui dicevo. Cioè, se siamo in 20 e facciamo, passatemela per facilità di conto, siamo in 21, 20 di noi hanno un livello di felicità, soddisfazione, benessere che è 10. Uno ce l'ha zero. La sommatoria di questi è 20 per 10, 200, più 0, 200. È facile comparare questa realtà con un'altra dove la media è di 5, perché sarebbe 100 livello di benessere. Così possiamo comparare facilmente qual è il potere di acquisto, il PIL, che ne so, del Burkina Faso rispetto a quello della Cina. Non sappiamo però quali sono le condizioni medie. Non sappiamo però le persone come vivono. Non sappiamo però a livello micro come funziona la realtà. Perché il modello che prevale non è quello dell'altro è mio fratello. E se l'altro è mio fratello, se l'altro sta male, è un problema. Non è lo butto fuori dal sistema. Allora viene fuori l'altro giochino. Secondo l'economia civile, il benessere si misura col prodotto. Se siamo in 20 e ciascuno ha soddisfazione 10, benessere 10, siamo 10 per 10 per 10 per 10 per 10, fatelo 20 volte. È un 10 con 20 zeri, è un numero grande. Molto più grande del 200 di prima, converrete. Moltiplicato 0, perché io ho benessere 0. Perché io sono la persona che dorme fuori d'inverno, senza le coperte, non c'ho da mangiare, il mio livello di benessere è 0. Quindi 10 con 20 zeri moltiplicato 0 fa 0. Allora il prodotto di questa roba qui è un benessere di tutti che è 0. Allora, secondo l'imprenditore civile, l'economista civile, non è una società che sta bene, perché esclude qualcuno. È una società dove tanti stanno bene. La media sta bene, la moda sta bene, per dire due indicatori di sintesi statistici. Ma non sta bene la società. Antonio Genovesi, 300 anni fa, ti diceva il benessere si misura con la felicità di tutti. E se qualcuno sta male, deve essere un problema tuo. Le imprese civili di oggi, le cooperative sociali belle, non voglio fare l'apologia delle cooperative sociali, ce ne sono di belle e ce ne sono di meno virtuose. La cooperazione sociale pulita, come l'impresa pulita, chi fa orologi può farlo male o può farlo bene, come chi fa impresa sociale, come chi può dare aiuto alle persone con disabilità, come chi fa scuola, come chi fa cultura, può farlo male o bene. Non c'è il settore di quelli bravi e quelli cattivi. Ok, le imprese sociali, le cooperative sociali che fanno bene il loro mestiere, gli viene un po' più facile rispetto agli orologi, ad esempio, sono quelle che includono le persone con difficoltà. Sono quelle che non dicono, vabbè, quella è una persona che fa fatica a fare delle cose perché è più anziano, perché è troppo giovane e non ha expertise, è un giovane disoccupato, non lavora da 3 anni, mica me lo piglierò mai questo. E quindi quando entrerà questo nel circuito del lavoro? È troppo anziano, ormai mi costa troppo questa persona qua. Fa niente che ci abbia una rete di relazioni, di competenze, 1000, fa niente, costa troppo, perché vedo bilancio economico-finanziario e basta. Ecco, l'economia civile, l'imprenditore civile, la buona impresa è quella che vede questa cosa e tira dentro e include. Da questo pensiero sono nate le cooperative di tipo B, che hanno valorizzato delle fragilità e dire, ma perché una persona che ha la sindrome di Down, ha dei problemi di natura fisica di un certo tipo, non posso valorizzarlo per le competenze che ha, come fosse uno scarto. Ma che società è quella dove una persona che ha un difetto è uno scarto? Le includo nell'azienda, gli faccio fare in maniera degna quello che può fare. Come io non mi metto a fare sollevatore di pesi, perché mi spacco dopo 2 minuti. Se mi mette a me a fare sollevatore di pesi, lasciamo stare. Ci si mette, ecco, l'imprenditore è quello che vede con occhi più lunghi, che vede qualcosa che gli altri non vedono e sa includere tutti quei fattori, anche quelli fragili, anche quelli deboli, e li mette in un'organizzazione tale che ne viene fuori un'utilità maggiore dei fattori che ha consumato. Come sapete, mi diceva Emanuele, che ne avete parlato anche in altri momenti, sapete che in questi anni di crisi
le organizzazioni che meglio hanno tenuto e che non solo hanno diminuito l'occupazione ma l'hanno aumentata, sono proprio le cooperative sociali e le associazioni che fanno questi tipi di lavori, quelle che riescono a includere. Vi garantisco, ma non penso di doverci perdere troppo tempo, che non è perché ci sono molti più fondi pubblici che questo accade. Non è perché le regioni, i comuni e i ministeri danno tanti fondi di più rispetto a 10 anni fa che le cooperative sociali stanno in piedi di più. Fanno molta più fatica. Certo che si fa fatica. Si fa fatica, ci si deve trasformare, però appunto c'è quell'idea di intraprendere che anima l'idea di quello che fai. E quando sai dove vuoi andare, quando trovi il senso, immaginiamoci il cartello, quelli blu e bianchi, senso unico, no? Il senso è la direzione, ma è anche il significato. Quando ci interroghiamo sul senso, direzione e significato di quello che facciamo e diciamo io voglio fare impresa, perché voglio fare impresa? Ho visto il bisogno, c'è il bisogno, ho il desiderio di. È importante. Io posso vedere il bisogno, che ne so, vedere i sacchi dell'immondizia quando faccio la strada da Brindisi a qua. Ho il desiderio di lavorare in quel settore lì? Sì, no. Ce ne sono mille di bisogni. Io vedo il bisogno di fare orologi di lusso, orologi da 5.000 euro, no, non io in particolare, ma facciamo finta. Faccio quello e mi ci metto perché ritengo che quello sia una cosa che migliora il mondo. Possiamo poi dire, in una gerarchia di priorità, se secondo voi è più importante risolvere il problema dell'immondizia piuttosto che del benessere delle persone disoccupate o degli orologi da 5.000 euro. Non ne parliamo, ciascuno la pensa come vuole. Però lo fa per un desiderio. E ci si mette a farlo bene. Vi verrà in mente, immagino, a chi gli piaceva Primo Levi, quella parte dei muri diritti, no? Quando in un ambiente che penso di più. Uno dei più bestiali che posso immaginare, bestiali non, è un'offesa alla natura, dei più aberranti che possiamo immaginare, quello di un campo di concentramento, ti viene comunque la voglia per preservare la tua umanità di fare il muro diritto, di farlo bene, anche se chi te lo chiede è un aguzzino che ti sta perseguitando tutti i giorni e ti ha tolto la dignità e tu la recuperi facendo un movimento interno. Non voglio fare lo psicologo, che è una disciplina che amo molto. Ma il tema delle motivazioni interne, intrinseche, o il fatto che qualcuno mi batta le mani per quello che faccio, è un tema che attraverserà la giornata di oggi. Se faccio qualche cosa perché qualcuno mi dice bravo, qualcuno mi premia, ma guarda che meraviglia, oppure lo faccio perché io sento che è utile, è una cosa che chiunque mamma e papà sa che è fondamentale, perché a tuo figlio o a tua figlia non ti interessa che faccia la brava o il bravo quando tu sei lì. Che ci vuole, piccolino lo contieni, no? Ti interessa che introietti un comportamento e desideri fare quello che tu gli hai proposto quando tu non ci sei. Desideri che non spacchi i vetri quando sta a scuola, che non picchi i compagni quando stai in giro, che non rapini quando tu non ci sei. Allora vuol dire che la cosa deve essere interna. È un meccanismo psichico interno dove l'altro è convinto di quella cosa lì. Ma allora lavoriamo sul consenso. E il consenso. Non puoi estorcerlo. Si fonda sulla persuasione, si fonda sul dialogo e sull'ascolto, si fonda sulla relazione. Allora cominciamo a tirar fuori delle categorie che sono il consenso, l'ascolto, la relazione, il dialogo. Cosa c'entrano con l'azienda? Cosa c'entrano col fare impresa? Qualcuno mi aiuta che mi trovo un po' in difficoltà. Che c'entrano i concetti della fiducia, della relazione trasparente col fare impresa? Col fare impresa civile, in parrocchia ad esempio. Se avessimo un capitale di 1 milione di euro di una persona che non conosciamo, di una cultura che ci sembra lontana, un simpatico signore cinese che non conosciamo e di cui non comprendiamo la lingua, che viene con un traduttore e dice io metto 1 milione di euro per un'impresa in parrocchia, decidete voi. Oppure, ti chiami? Matteo, che pensa di poter coinvolgere le 20 persone che siamo per 5.000 euro ciascuno, mette 100.000 euro, molto di meno. Che vi viene in mente?
Al di là del fatto che è evidente che ci sembra più facile dialogare con Matteo, quantomeno per il fatto che parla italiano e l'altro ha bisogno di un interprete e di un mediatore. Al di là della cosa ovvia, del fatto che una persona del territorio, che magari ne conosciamo la storia, il percorso, ok. Con i criteri giusti, come si diceva prima, no? Però tra persone, non per raggiungere esclusivamente un profitto da 1 milione di euro. Io non conosco Matteo, no, io neanche, a pelle mi sta pure simpatico, così, però non lo conosco, e manco il signore cinese conosco. Per cui non ho motivo di dubitare che Matteo sia animato da questo, ma nemmeno a priori dal signore cinese. Pure quello potrebbe, facciamo un bel incontro sull'economia civile, sull'impresa in parrocchia, glielo facciamo tradurre bene, qua c'è 1 milione, qua c'è 100.000. Qua c'è 1 milione di uno, qua c'è 100.000 di 20. Ah, è il 20. È il 20, è il 20 che fa, cioè sono le 20 persone che insieme si mettono e eventualmente non è uno con 1 milione di euro, che potrebbe fare sicuramente tanto, però magari no, ma sono 20 persone che insieme lavorano per valorizzare, piuttosto che dare un taglio diverso anche alla parrocchia, comunque qualunque sia la finalità, però sono 20 persone insieme che fanno sistema in qualche modo, forse. Fanno sistema? 20 persone insieme fanno sistema? Invece così facendo si crea proprio una rete, cioè da una persona sono partiti 20 persone, poi conseguenza. Tu che faresti, Matteo, se ti senti di dirlo? Tu sei quello che abbiamo preso, cioè tu sei quello che metti 10.000, gli altri 5, giusto per gioco. Che faresti tu? Io cercherei di per investire. Coinvolgerli. Io cercherei di investire sulle altre persone. Facendo così si crea proprio una rete. Tipo a, ti chiami scusa? Ad Antonella, che diresti per partecipare? Cioè sono degli spazi qua, non so se sono tutti utilizzati, mi sembrano belli questi spazi qua, molto belli rispetto a quelli delle periferie milanesi dove sono abituato. È molto eufemistico dire molto belli. Cioè, vi lavoro in periferie dove pericolose dal punto di vista anche, come dire, normale, questo è un posto cioè, di eccellenza. Beh, oltre che faresti per convincerla a dire facciamo un asilo? Facciamo una residenza leggera per persone, un centro di giorno per anziani? Ovvio. Facciamo delle app, facciamo un corso, che gli diresti? Oltre a investire dei soldi, comunque bisognerebbe che ci sia un progetto ben buono. Ok, diresti, ho un progetto, facciamo finta che ce l'hai, sennò la mattina va. Hai un progetto e in questo progetto che ci, proprio a voci, che deve starci dentro in questo progetto? Beh, le esigenze e le necessità delle persone che hanno bisogno. Ok, quindi i beneficiari chi sono? Persone bisognose. Quindi diciamo che hai identificato che ci sono, la semplifichiamo, o le persone con disabilità, o gli anziani, o gli stranieri, o, bambini, o i bambini, o i manager a cui vuoi fare il corso. Li hai chiari. Ti è sufficiente? Basta che siano quelli. Tu, però non ti ha detto quanti sono, ti ha detto ci sono. Se fai così ti chiedo di investire in un'impresa che c'è in mente di fare, eh? Ti basta sapere che qualitativamente ci siano dei bisogni? Dal fatto di condividere il desiderio, sicuramente. E poi valuto man mano. E che gli chiederesti a Matteo poi? L'adesione ce l'hai, ok, hai condiviso questo punto, ci siamo. Per staccare l'assegno, fare il bonifico, gli chiederai qualcos'altro verosimilmente. Tipo? Se ti va di dirlo, Se ti viene in mente, ma l'ho preso un po' così, di punta. A qualcuno viene in mente, volendo aiutarci, qualcuno dire, che chiederemmo a Matteo per, in quel progetto lì? Abbiamo capito chi sono le persone che vogliamo che siano i beneficiari del nostro lavoro. Glielo chiederesti? Le spese, quanto costa, quanto rende? A me per comprendere la situazione economica. Ok,
Quindi bisognerebbe partire anche da dati precisi. Scusa? Partirei anche con dati precisi, valuterei le potenziali possibilità di riuscita, eventuali possibilità di contributi. Dati precisi? Quindi bisogna studiare il contesto per capire se c'è una persona sola che ha quel bisogno lì. Richiesta del servizio. Sono già due o tre punti. Quindi la quantificazione del servizio e i dati sul contesto. Siamo già a tre punti. Quindi hai aderito, ma vuoi anche gli altri due punti. Le persone bisognose comunque partecipano a un progetto, quindi per fare reddito, economia. Ok, quindi come si fa a fare reddito? Cioè quali sono i fattori che entrano per stare in piedi? I lavori, come fanno le parrocchie. Ok. Questo vale sia che facciamo l'impresa sociale, sia con la persona con disabilità, sia che facciamo i telefoni. Cioè dobbiamo capire in un mondo dove tanti fanno i telefoni, come tanti fanno l'attività con le persone disabili. Per cui verrebbe da dire, il posto è bellissimo, ma c'è già qualcuno che lo fa magari nella piazza accanto? Quindi c'è un bisogno inevaso e c'è qualcuno, la famiglia, mi convenziono con l'ente pubblico, passo attraverso un accreditamento, cioè c'è qualcuno che rileva che quel bisogno è così importante da metterci delle risorse, quindi può stare sul mercato civile questa impresa qua, questa idea, e siamo già a quattro punti. Cominciamo a, sentitevi liberi di partecipare, liberi e libere di intervenire, vi prego. Cioè se l'idea è quella di soddisfare un bisogno che sia reale, concreto, no? Come può essere quello della quello che si diceva prima, in una realtà di periferia, no? Comunque una, quindi c'è un sentire di questo bisogno, beh, allora sì che uno quantomeno sì, ci pensa. Ci pensa, cioè, lo progettiamo, non è che dobbiamo farlo. Si impegna, diciamo, ecco, poi dopo, esatto, ci dedichiamo un po' di tempo. Matteo saprà, perché ha questo progetto in cuore, che per fare questa cosa ci vuole un investimento iniziale. Cioè perché lui vada, lui è il perno e lui è quello che è l'imprenditore, avete capito, no? Lui è quello che ha visto sta cosa, mette giù un po' di cose, ha studiato, cercato i dati, è andato a tampinare, si dice qua, tampinare, insomma, a rompere le scatole un po' tutte le persone per dire dai, dai, entra, dai, c'è 5.000 euro, no, 2.000, me li dai un po' alla volta, vediamo, insomma, vendi la moto, facciamo. Ci ha dedicato del tempo. Chi l'ha pagato questo tempo qua di Matteo? Non c'era nulla da fare di meglio lui? Secondo me sì. Abbiamo parlato di un termine prima. Vi viene in mente che c'entra col fatto che lui sta lavorando, ma non per forza lo pagano qualcuno in anticipo. Ok? Vi viene in mente che per far partire un'impresa la gratuità non è una follia? Concordate? Che quando devo far partire un'impresa, o c'ho una situazione che è malata, dove ho già qualcuno che mi dice comunque sia, sei amico a me e ti metto lì i soldi, falla come va. Vi confesso, io non vorrei fare impresa così con voi. Magari la facciamo un'impresa insieme, non lo escludo. Abbiamo ancora 5-6 ore, c'ha voglia. Anche con chi ci sente, naturalmente, poi manderanno le mail, insomma, si interagisce. Però c'è una parte fondativa dove qualcuno ci mette del suo e non glielo paga nessuno. Tutto lo studio di fattibilità, l'analisi, la persuasione, tutta quella cosa che ha detto Matteo, che ha detto Antonella, che sta dicendo Cinzia, cioè tutte queste cose non te le paga qualcuno prima, è un rischio di impresa. Te le paga qualcuno dopo se la roba sta in piedi, se stai sul mercato. Se hai fatto un lavoro così bello, che tutta questa cosa qua, poi immaginatevi una riga orizzontale dove tu parti da qui, arrivi dall'idea, dal bisogno, dal desiderio, arrivi all'esito. Viene attraversata verticalmente da una serie di tematiche che sono: che forma giuridica gli do? Associativa, ente commerciale o non commerciale? Dentro gli enti non commerciali c'è un mondo, ente commerciale, forma societaria, forma non societaria, che tipo di società? Personalità giuridica, responsabilità limitata o illimitata? Cioè, e vado poi a distribuire l'albero delle cose. Però comincio a dire, parto da qui, voglio arrivare lì, è attraversata la mia azione da una serie di decisioni. A chi mi rivolgo?
devo dirlo perché poi devo mettere un atto costitutivo. Ok? È fondamentale un atto costitutivo, uno statuto, se no non parto. Devo fare delle cose che hanno un costo. Devo iscrivermi a un registro, devo avere un codice fiscale, quantomeno per essere un'entità giuridica, per avere una personalità, per poter esistere. Ok? Se non ho questi requisiti, non arrivo lì a farlo. Lo faccio in forma di amici che si trovano a fare delle cose. Queste cose hanno un costo. Quindi quando io parto a fare sta cosa, devo già avere in mente che dei costi li sosterrò, delle fatiche le dovrò sostenere. Devo capire se questa cosa qua è compatibile con quello che faccio. Se mi chiede 1000 ore questo sforzo, io lavoro 40 ore alla settimana, è difficile che io da solo possa farlo. Allora magari Matteo dice, Ivan, mi dai una mano a farlo insieme? Facciamo, io prendo la gente del giro di qua, tu aiuti con gli altri, mettiamoci un po' insieme, perché da solo non ce la faccio a fare tutta questa roba. Rischio di dedicare 500 ore e poi finisco. Come quando mi trovo a 1000 metri dalla spiaggia, e il paragone, ahimè, è particolarmente doloroso in questi tempi, devo arrivare alla spiaggia, mi butto in acqua dal barcone a 500 metri e non ce la faccio più a nuotare. E ho fatto un grande sforzo e non ce la faccio più. È doloroso. Allora dico, aspetta, prima di fare quel passo, vediamo se ha senso farlo. Allora stiamo vedendo che per fare impresa, e poi decliniamo in parrocchia, quando ho chiari una serie di contorni, di contesti, una serie di valori che mi ispirano, voglio avere una serie di strumenti per farlo. E non è che devo averli tutti gli strumenti io. Cioè non è che Matteo dice o sono educatore, commercialista, tributarista, consulente del lavoro, tutto insieme in una volta io, allora parto perché solo se ho tutte le competenze parto. Oppure può dire, so che serve un tributarista, un consulente del lavoro, un commercialista, un avvocato, degli educatori professionali, io sono filosofo. Non so, tu che hai studiato tu? Che fai? Diploma. Di che cosa? Tecnico dei servizi sociali. Ok, ho un diploma tecnico dei servizi sociali, non potrò mai fare sta roba qua, perché non sono tutto quello. Beh, però ragazzi, se io vedo che cosa non sono, non sono una cantante o un cantante, non sono un ballerino, non sono un calciatore, cioè non sono un miliardo di cose, però so che cosa posso essere e cosa desidero essere. E dico, ma se ho un'idea molto forte, ricercare dei dati, ho un accesso a internet, sì, posso accedere a delle agenzie, alla Camera di Commercio, alla Camera del Lavoro, posso chiedere al DON, ad esempio, se in parrocchia ci sono delle cooperative, dei consorzi che già lavorano, posso chiedere un confronto con loro per dire, di quello che voi già fate, c'è qualcosa che manca? Perché se studio tutti i dati da solo, non mi passa più. Ci metto anni, ci metto 1000 ore di lavoro, magari non posso permettermelo. Magari non lo desidero. Allora chiedo, parlavamo di relazioni, no? Di rete, che è un valore aggiunto? Ma quando diventa un valore aggiunto? Quando le vivo, quando le alimento. Come il sangue, se sei ferma muore, deve circolare, se no non camminiamo più. Quindi questo flusso di informazioni, di contatti, di relazioni, non opportunistici, ma che già c'erano, il fatto che conosceste il DON, non è che 10 anni fa avete conosciuto, non so da quanti anni è qua il DON? Ecco, cioè non è che 16 anni fa qualcuno ha conosciuto il DON per dire fra 16 anni verrà uno che ha fatto l'economia civile, la studia, la fa, e questi 16 anni di rapporto col DON me li costruisco per poi farci l'azienda che... Cioè, è evidente che è una caricatura. Avete costruito delle relazioni, per il bello di quelle relazioni, per delle finalità non queste, però dietro a queste relazioni ci sta anche un potenziale di fare impresa. I luoghi ci sono, delle persone ci sono, altre delle persone, ma sono tutte persone che hanno voglia di farlo, possono. Se fossimo in un ambiente dove fossimo qua tutti che lavoriamo 54 ore alla settimana con 4 figli ciascuno, difficilmente potremmo fare tutta questa cosa qua. Se abbiamo del tempo libero, per tanti motivi, e vogliamo dedicarlo a fare qualche cosa, è un valore aggiunto. Cioè, chi lavora 40 ore col contratto fisso,
difficilmente pensa a sta cosa qua, perché ce l'ha già. E non voglio farvi la retorica del dire che bello che abbiamo tanto tempo libero, no, se ce l'abbiamo del tempo libero. Che bello che siamo qua stamattina, per me è molto bello, vi giuro, sono molto contento di stare qua insieme a voi. Però voglio dirvi che nel mondo dell'economia, come sapete, anche solo dalla storia economica, ci sono i flussi, ci sono, come dire, la prima nazione europea che si è pesantemente industrializzata, qual era? L'Inghilterra. A un certo punto l'Inghilterra è declinata perché? I flussi tecnologici erano tali che chi aveva investito pesantissimamente in certe strutture, in certe tecnologie, chi era a posto, il mondo è evoluto, è rimasto lì e gli altri hanno comprato tecnologie e soluzioni a un prezzo molto più basso. Il primo computer portatile che faceva un milionesimo delle cose che fa questo, vi ricordate quanto costava? Non ce la si poteva permettere nessuno. Chi di voi aveva 20 anni fa un portatile? Cioè, ti costava quanto 50-100 stipendi del papà o della mamma. Ma ti costa 400-500 euro. E dire, ok, quindi se qualcuno si fosse focalizzato sul io faccio i computer, grandi mezza stanza, che sanno anche fare le addizioni e le moltiplicazioni, c'ha voglia, e faccio tutta la mia attività su quello, e mi fermo lì, chiudi, perché il mondo evolve molto rapidamente. Questo per dire che, fuori di metafora, se io mi trovo in una posizione dove non mi interrogo, sono arrivato, ho il mio, sono tranquillo, mamma mia, sono tranquillo fra 100 anni, magari quando sarò di là, spero. Ma qui spero di non essere tranquillo, spero di essere un po' vivo, vitale, di far circolare delle cose. È un mio auspicio personale, quindi. Però non mi posso fermare a pensare che c'è quella cosa lì e vado avanti rutinariamente in quello. Almeno non me lo figuro. O se me lo figuro, ho capito che forse non è il mio fare l'imprenditore. Non è una cosa brutta, posso fare il lavoratore. Non è che tutti devono fare l'imprenditore. Oggi però stiamo parlando di cosa può promuovere l'imprenditorialità e come si può fare impresa in parrocchia. Fare impresa vuol dire che serve un imprenditore, uno, due, x imprenditori e tutta una serie di persone che collaborino. L'importante è capire da che parte voglio stare, ok? Non che ci illudiamo che magari dopo questo incontro di oggi potrebbe essere simpatico fare impresa, ok? Può essere, è simpatico anche fare il dipendente. È simpatico anche fare il collaboratore, è simpatico anche fare altre cose. Dipende cosa desidero. E allora rientriamo in quel discorso un po' più interno, un po' più personale, che non è il momento, credo, di approfondire, di qual è il senso, significato e direzione che intendo dare alla mia vita professionale e alla mia vita. Da che lato della barca intendo gettare le reti, se intendo gettarle? O voglio semplicemente fare quello che sta sulla sua barchetta, si piglia i suoi pesci così come sono, e qualcun altro ci penserà. Sono delle opzioni. Possiamo interrogarci, a seconda delle risposte che ci diamo, possiamo prendere delle strade. Quello dell'impresa è una delle possibili strade, non è l'unica. Oggi vogliamo parlare dell'impresa, stiamo cominciando a vedere che dove ci sono delle persone che hanno delle relazioni e hanno delle intuizioni e fanno uno sforzo, può nascere impresa. Su questo concordiamo? Non dovete dirsi per forza, vi prego, fate anche quelli che dicono di no, dire no, non sono d'accordo, come ha fatto prima Pietro, giusto? Cioè, dire aspetta, però vedi che non c'è solo questo, se no diventa una, che parla uno solo, è un po' una stufata. Perché se concorda su questo andiamo avanti. È peggio per voi, No, cioè, voglio dire, se concordiamo su questo, vuol dire che il secondo passo è dire ma nella mia parrocchia, ma nel mio territorio, c'è uno spazio potenziale per fare impresa? Oppure ci sono solo condizioni di contesto e ci sono delle contingenze che impediscono oggettivamente di fare impresa? Impediscono oggettivamente... estremizzo, è
per me impedire oggettivamente vuol dire un cubetto di ghiaccio nel deserto, nel momento del sole allo zenith, non può stare solido per più di 5 minuti. Questo è oggettivamente non possibile, a meno che ci metti una qualche forma di protezione o eccetera. Lo metti lì nella sabbia e si squaglia. Questo è oggettivamente impossibile. Poi ci sono graduazioni diverse di difficoltà. Forse mi sono un po' risposto da solo. Ci sono condizioni di oggettiva impossibilità per fare impresa in questa parrocchia, in questa diocesi, in questo territorio? Se sì, proviamo ad affrontarle, problematizziamole, cioè condizioni ostative. Cosa rende difficile fare impresa qua, secondo voi? La parrocchia. La parrocchia, mi viene da dire con una battuta, l'ente parrocchia o la comunità parrocchia? Mi prendo a rimorchio una. C'è la comunità di persone o il decisore giuridico che deve battere il martello? C'è il progetto fatto e dice i 20.000 euro non ce li ho. Può essere una cosa o l'altra. Può essere sia la, diciamo così, la comunità, magari la parrocchia in senso come documento, ma anche chi magari ha il compito di portare avanti questa una comunità, no? Quindi per esempio il parroco. Tu ti chiami, scusa? Pierpaolo. Pierpaolo. Come modalità deliberatamente provocatoria, non me ne volete, vi propongo di ogni volta provare a vederla dal lato nostro, ok? Cioè, ma data questa situazione qua, c'è qualcosa che io, Pierpaolo, potrei fare per innescare? Perché se no l'alternativa è non posso che rassegnarmi e dire questa è una descrizione, immagino, fedele della realtà o comunque il tuo punto di vista. E se anche non fosse la verità, per te lo è. Quindi è rilevante in questo momento, perché per te lo è e stai parlando tu. Quindi prendiamo che questo è rilevante. Tu ti senti che puoi fare qualche cosa. Cioè, se tu attivassi qualche comportamento, qualche azione concreta, potresti con molta difficoltà e senza certezza di risultato muovere qualcosa, secondo te? Sì, come no. Sì. C'è qualcun altro che è nella condizione di Pierpaolo? Che pensa che sia difficile... Comunque butta, che vuoi dire Matteo? Si attiva, di conseguenza comunque cerco di fare la proposta. Tu la fai lo stesso, dici? Sì, se non vedo che nessuno si va avanti. Questa è forte, ragazzi. Questa è forte, cioè dice comunque... Se anche fossi al limite da solo, e Antonella, vero? Mi ha detto, bellissima l'idea, però quando abbiamo declinato i dati non mi hai convinto, no. Gli altri, così passiamo anche dietro, ti chiami scusa? Manuela ti dice, non mi hai convinto sul business plan. Valentina dice, guarda, ho visto che l'orizzonte di tempo di manifestazione dei ricavi è troppo lungo, non me lo posso permettere. Sei da solo, ci sta dicendo Matteo, io comunque... Battaglio ci provo. È forte sta roba qua. Cioè ci vuole tempra. È faticosa. Gli altri non facendo nulla, di conseguenza mi arrendo. Cioè è inutile che vado avanti. Ci sono stati risultati che comunque, ci sono state persone comunque che con poco hanno fatto tanto. A me ne viene in mente uno, scusate il paragone un po' forte, che circa 2000 anni fa raccontava delle cose in un ambiente che erano un po' eccentriche, non l'hanno capito molto, cioè non l'hanno proprio, come dire, apprezzato. Si è trovato un gruppetto di 12, come dire, lui era l'imprenditore, di 12 validi collaboratori, poi uno ha avuto un momento di fragilità, e ha messo su una roba bella. Si può dire così, Don? È un po', come dire, interpretata. Non faccio nomi, Però penso che abbiamo capito più o meno. Cioè, questo è un modello che esiste in ricerca e si chiama delle, fuori di battuta, delle minoranze profetiche, dove c'è qualcuno che, a dispetto di condizioni avverse, situazioni, eccetera, ritiene che una cosa vada fatta. Minoranza profetica, il profeta chi è, lo sapete, no? È quello che parla al posto di qualcun altro, è quello che parla al posto di Dio, è quello che dà voce a chi non ce l'ha.
Quindi le minoranze profetiche sono quelle che danno voce a quelli che vogliono fare lavoro, che vogliono fare impresa, che vogliono far accadere cose, ma non riescono. E quindi quei pochi decidono, io lo faccio lo stesso. E sul modello delle minoranze profetiche si innesca il modello delle masse critiche, dove a partire da pochi, per quello l'esempio forse più famoso della storia dell'umanità, a partire da pochi ci si contamina, modello macchia d'olio, modelli contaminativi, e se c'è una forte motivazione e c'è un forte valore in quello che si fa e forte coerenza in quello che si persegue, si possono generare dei risultati a priori non pensabili e assolutamente incredibili rispetto a un business plan, che non ci stavano dentro, che non potevi pensare in quella magnitudo. Pensavi alla cosina, ma non così tanto. Perché contamini? Perché, come ha detto Antonella, ma è convinto, mi piace l'idea e a mia volta non soltanto aderisco, ma coinvolgo altri, i multilivelli. Ok, poi ci sono anche delle degenerazioni dove fregano soldi con queste robe qua. Però ci sono i modelli importanti, c'è gente che ci ha fatto biblioteche di libri su sta roba. Quindi non stiamo dicendo la battutina sulle minoranze profetiche, sui modelli di contaminazione, i modelli di massa critica, critical mass se lo mettete su Google, cioè ci sono tanta letteratura. Proviamo a declinarla nel nostro, no? E dire, ma a partire da qua, dal noi ed ora, in questo contesto, sono solo i modelli che funzionano a Berkeley, che funzionano in California, che funzionano in certi contesti, quando c'è il genio incredibile. Vi confesso che quando ho conosciuto un imprenditore che qualche anno fa era particolarmente apprezzato, che era Renato Soru, con Tiscali, ha frequentato lo stesso corso che ho fatto io e ha detto, io ho paura di volare e non mi sono neanche laureato. Per uno che sta in Sardegna era un problema. Ha messo su la più rivoluzionaria azienda di telefonia e di internet 15-20 anni fa. Poi le vicende della vita sono andate che quell'impresa è stata copiata, è stata imitata quel modello lì. Vi ricordate chi usava internet di voi 15-20 anni fa? Col modem che faceva rumore e suoni. Si pagava l'abbonamento, cioè non per la linea telefonica, ovvio. Per accedere al servizio pagavi. Questo ti ha detto, no, gratis. Perché ti paga sta roba? Quando pensiamo che, non mille anni fa, tu per telefonare a Milano facevi l'interurbana e mettevi i gettoni e davano giù 10 gettoni in 3 secondi, se chiamavi a Milano. Avevo un amico che stava qua a Conversano, cioè che non è troppo distante, cioè andavano giù i gettoni in fretta, in provincia di Bari. Tariffa flat, la linea è quella, perché devi pagare di più? Era rivoluzionario, provate a dire 20 anni fa a quello della SIP, ma perché devo pagare la telefonata sotto casa di meno che quella a 500 chilometri? Era ovvio, no? Il pensiero rivoluzionario, qualche imprenditore ha detto, ma se offressi una tariffa che costa uguale per tutti? Non ha aiutato le persone con disabilità nel quotidiano. Ha abbattuto i costi di un sacco di realtà che lavorano con la disabilità. Ha migliorato la vita un sacco di noi. Non stiamo parlando dell'uso del telefono, dell'internet, della telefonata che ti allunga la vita, come si diceva una volta nelle pubblicità. Quel servizio è una cosa che oggettivamente ci ha facilitato. Ci fa spendere meno per una telefonata che ha maggior qualità audio. Abbiamo anche dei tecnici audio, ce lo potrebbero confermare, credo. Ok, questi qua sono degli imprenditori che hanno visto qualcosa che altri non hanno visto, che hanno scommesso, hanno rischiato, hanno fatto un piano di sviluppo, l'azienda continua, l'azienda è cresciuta, ha dato lavoro e dà lavoro a tante persone. Ok, la parabola di Soru forse era legata nei telegiornali al fatto che le azioni di Tiscali valessero un sacco, in borsa le azioni hanno perso molto valore, perché sottostante aziendale non poteva valere 1 milione di volte la capitalizzazione. Erano aberrazioni del mondo dell'economia finanziaria. Però l'azienda c'era, è stata rivoluzionaria nel suo. Questo ha desiderato fare qualche cosa di diverso. L'ha fatto anche contro tutti. E non l'ha fatto da Milano o da Roma, dalla Sardegna, che 20 anni fa non era la capitale dell'imprenditoria telefonica. Però l'ha fatto. Quindi, chiudiamo la cosa perché poi mi sembra che tra 10 minuti volete fare una pausetta. Ci stavamo dicendo, ma qualche cosa si può fare pure qua? Cioè che cosa pensate che
potrebbe essere necessario innescare o attivare per facilitare nelle persone la propensione a muoversi, a non aspettare che sia l'altro. Ecco, un altro punto che dicevamo all'inizio della definizione di economia civile è la reciprocità. La reciprocità vuol dire che io non aspetto che sia Manuele a farmi la roba e condizionatamente al fatto che lui la faccia lo faccio anch'io. Perché se entrambi facciamo così non cammineremo più. Metafora elementare. Quando ti innamori di una persona, no, deve fare il primo passo lei, no, deve farlo lui. Se nessuno fa il primo passo succede nulla. Non è che se tu, cioè, qualcuno deve rischiare. Qualcuno deve dire, magari mi dice di no. Quando Matteo va a chiedere agli altri, mi dai 5.000 euro, 1.000, mi lavori per me gratis a fare lo statuto che richiede 500 ore? E magari dice, ma che sei fuori, ma come ti permetti? Cioè, io lavoro, che fai? Mi prendi in giro? Magari posso dirgli così. Magari gli dico, guarda, faccio un po' fatica. Magari dico, volentieri. Perché non me l'hai chiesto prima, che bello, sono onorato che me lo chiedi. 4 opzioni, 5. C'è quella che gli do il 2 di picche. Oh, ma come ti permetti? Cioè, oh, cioè, dottor Vitali qua mica... Corre questo rischio, certo. Ogni attività che fai ha un rischio. Qualcuno di voi ha fatto il calcolo statico delle curvature delle volte per capire che non caschi in testa? Io no. Mi fido. Spero che chi l'ha fatto, insomma, è su da qualche annetto, mi sa che dura ancora, no? Ma non lo so, credo che l'abbiamo fatto bene, mi fido. E l'aereo, se il pilota era un pazzo che... E se Emanuele fosse stato uno scriteriato che mi portava fuori strada... Cioè, questo è il tema della fiducia. È il tema dell'intrapresa e del rischio. Per fare impresa serve un livello di fiducia, di default, di base, perché c'è 1 miliardo di condizioni di contesto che non possiamo governare, perché non possiamo avere le capacità per capire che il pavimento non sprofonda, che nostra mamma, nostro marito, nostra moglie, i nostri amici non ci avvelenino il latte la mattina. C'è tutta una serie di cose dove è quasi automatico. Quando ti pensi a fermare, ma guarda quanta fiducia c'è. Quando attraversi, quando passi dall'altra parte della strada che ti passa un camion, se quello sterzasse sei finita. Cioè, ti viene in mente ogni volta che passa una macchina e quello può... Non ti viene in mente. Perché ormai sei dentro una catena di abitudinarietà. Vi consiglio un libro su queste cose qua. Vi piace Kahneman? Se vi piace, c'è un libro molto interessante. Pensieri lenti e pensieri veloci. Molto affascinante. Poi lo mettiamo lì, ve lo ricito. È interessante come perdiamo la dimestichezza a vedere tutto il contesto di valore che c'è e ci curiamo di ciò che manca. Ci sono 1 miliardo di condizioni agevolative per fare azione. E ci sono qualche centinaia di migliaia di condizioni avverse. Dipende da noi su cosa mettiamo l'accento. Oggi stiamo provando a verificare, dal vostro punto di vista, cosa può mancare. Ho brillantemente interrotto Pietro, credo. No. Ad esempio, noi viviamo in un contesto sociale dove la più grande mancanza è il lavoro. Oggigiorno le agenzie che dovrebbero interessarsi di rispondere alle necessità del lavoro delle persone è come se non ci fossero più. Prendiamo l'ufficio di collocamento del lavoro o piuttosto anche le agenzie interinali. La parrocchia come centro d'attività e di aggregazione del vicinato, dell'immediato vicinato, può dare molte risposte in questo senso. Nel senso, si potrebbe pensare ad attivare dei servizi di interscambio tra impresa e lavoratore, magari se c'è un idraulico che è senza lavoro e un'impresa che ha bisogno di un idraulico, pensare in questi termini. O piuttosto, a noi, a causa della mancanza di lavoro, molte persone di tutte le età purtroppo stanno rinunciando alle visite mediche. Attivare un servizio di visite mediche in parrocchia, ad esempio. Scusa Matteo, solo un secondo, stavo cercando Office per pigliare appunti. Tu hai pensato seriamente a questa cosa qua e... Io, tu lavori a tempo pieno o avresti del tempo da dedicare a sta roba? Io ce l'avrei del tempo da dedicare a questa roba. Non ho le competenze perché non sono né un medico né mi occupo di questioni di lavoro. Però potresti coordinare un pensiero o attivare persone competenti.
Si pot- per- perché comunque in un ambito parrocchiale c'è sempre il medico della situazione, specialista, o c'è sempre più di uno specialista all'interno di una parrocchia, o piuttosto ci sono tante persone che hanno imprese a livello individuale che potrebbero rispondere alle esigenze di mancanza di lavoro di tante persone, e parlo di persone di tutte le età, dai 20 anni sino ai 50 anni, purtroppo, perché oggigiorno qui da noi hanno perso lavoro anche i 50 anni e hanno famiglie da mantenere. Ed è difficile poi. Ed è difficile poi rientrare nel circolo del mercato del lavoro. Molto quindi difficile. Nel piccolo, se ogni parrocchia facesse un discorso del genere, cioè, io credo che l'economia dal basso si possa rialzare, perché da questo punto di vista sono sempre fiducioso. Io non credo nell'economia vista dall'alto, ma piuttosto in quella spicciola vista, certo, dal basso, dell'immediato. È da lì che nasce poi il circolo del denaro, piuttosto della risposta a livello parrocchiale. Bisogna innanzitutto dare una risposta all'uomo, più che vederla in termini di risposta che si può dare alla persona in termini di denaro, eccetera, eccetera. Però gli si può proporre anche una, due, tre giornate di lavoro alla settimana, che poi potrebbero diventare nell'arco del tempo e degli anni, è sempre una scommessa. Certo. Perché se poi la domanda crescono anche le risposte, a quel punto diventa una rete talmente fitta che l'economia dal basso si riprende. Ok. Una visione a lungo termine, però io non sono per le questioni, come diceva lei, di economia veloce, perché come dici tu, c'ho 40 anni, te prego. Però a me piace vedere ritornare indietro, dico ritornare indietro perché magari qualcuno anche a livello istituzionale in passato aveva delle risposte da dare a lungo termine. Oggigiorno si pensa in maniera molto liquida, molto veloce, molto. Molto E vedo che le risposte ci sono forse nell'immediato, però non si garantisce il futuro di una persona, né da un punto di vista della felicità sua personale, che di quella dei propri figli, o piuttosto. Insomma, a me piace la visione a lungo termine. meno male. Matteo, volevi dire qualche cosa che... Io condivido il pensiero di Pietro, però alcune volte vedo pure che le parrocchie, per necessità delle persone, si sostituiscono a delle istituzioni che hanno il compito di garantire, cose che non accade quasi mai, determinate funzioni. Mi aiuti a capire meglio? Cioè, in sostanza, ci sono istituzioni che comunque devono garantire alcuni bisogni della persona, dell'uomo. Però alcune volte, visto che mancano questi servizi, si rivolgono molte volte alla parrocchia. Cioè, la parrocchia deve fare il suo compito di, in qualche modo, di aiutare l'uomo, però nelle sue capacità, che a volte sono anche limitate. Tutti d'accordo? Anche i donne, vuol dire, abbiamo tutti diritto di parola, eh? Siamo tutti d'accordo che, come dire, sistematicamente il compito della parrocchia debba essere di tipo pastorale, o pensiamo che la parrocchia ha chiaramente come primo compito quello pastorale, ma se la parrocchia ha come compito quello della centralità dell'uomo e della persona, in momenti dove la centralità dell'uomo e della persona è molto indebolita dal punto di vista lavorativo, la parrocchia, giustamente, non sostituendosi nel lungo termine a chi dovrebbe, cioè vicariando le inefficienze di qualcuno, ma sostenendo l'emergenza e facendo la voice, come direbbe Hirschman, cioè andando a dire a chi dovrebbe farlo: guarda che devi farlo tu, e ti invito a fare quello che devi fare, e protesterò e raccoglierò proteste perché tu devi farlo, tenendo conto che il mondo non è più quello di 10 anni fa. Nell'emergenza la parrocchia può innescare, a partire dai valori e dalle realtà che ha, qualche cosa che è vero che è sostitutivo, ma un conto è sostitutivo di un'inefficienza, e permette all'inefficienza di proliferare. Da un lato può essere: non ci sono risorse, non c'è una capacità di innescare delle attività, in un qualche momento chi ha la forza di farlo le fa partire e poi le fa camminare da sole. Lascio la domanda aperta, poi ci vedo che il dono ha il microfono in mano. Sì, certamente
può essere talvolta un'idea sostitutiva, però nasce, come prima è stato accennato, da un bisogno, da una voglia di fare o una esigenza che la propria comunità necessita. Immagino così, in lungo e largo nel territorio italiano ci sono state realtà parrocchiali che si sono, come dire, date da fare su di un piano inizialmente magari assistenziale, poi invece su di un piano educativo, poi ancora su di un piano anche di prospettiva, non solo, come dire, educativa, ma anche, immagino, oratori, immagino strutture sportive, immagino anche case per anziani, immagino anche esigenze che la Caritas parrocchiale, magari unita anche ad altre Caritas, hanno sostenuto, accompagnato, famiglie, eccetera. Quindi una gamma, a mio avviso, anche molto larga e molto vasta, che parte da esigenze concrete, poi se trova l'ausilio istituzionale, comune, provincia o altro, si innerva e innesta in modo significativo, altrimenti provvede anche con le proprie forze, insomma, e questo non è poco per il nostro territorio, insomma. E faccio una domanda un po' provocatoria, allora colgo lo spunto di Pietro che mi è sembrato molto interessante. Cioè, se si arrivasse in un certo tempo a produrre un progetto con i requisiti, quelli che dicevamo prima con Matteo, con Antonella, cioè dove c'è un chiaro bisogno identificato, dei beneficiari, una forma giuridica, qualcuno che si impegna a fare delle cose. Prima ha fatto un esempio Pietro, quello dei servizi medici in parrocchia o la moltiplicazione di talenti, come dire, oscuri o che non sono valorizzati adeguatamente. Ci sarebbe una possibilità, a fronte di un'analisi chiara, seria, un business plan e una dimostrazione che non ci vuole qualcuno che continua a buttare dentro soldi perché è una struttura in perdita, ma che c'è tanta gente che ci mette un po' e si dice, ma pure la parrocchia ci metterebbe qualche cosa. Secondo lei sarebbe possibile attivare una cosa così? Sì, tanti luoghi, guardando anche la nostra diocesi, queste cose, diciamo, ci sono. Sono convinto che la necessità impellente legata al lavoro spinge anche ad avere maggiore fantasia rispetto a un tempo precedente, proprio perché magari i propri parrocchiani, non dico che chiedono, però sono lì. Io, come tanti altri presbiteri, sono più le richieste di lavoro che quelle di sacramento, insomma. Ad ogni livello, insomma, sia di lavoro spicciolo occasionale, ma anche talvolta magari di una prospettiva. E su questo noi un po' di incoraggiamento dobbiamo farlo, non sotto il profilo del semplice auspicio di una preghiera dei fedeli, ascoltaci, oh Signore, ma anche magari di metterci un po' del nostro e del proprio, penso che sia possibile. Beh, mi sembra già una bella risposta, cioè mi sembra che se vogliamo andare a fare una pausa acqua o caffè, mi sembra che c'è qualcosa di importante da cui ripartire. Se avete voglia, se volete, possiamo fare non stop fino alle 18 anche. Allora, facciamo sedimentare queste proposte, queste richieste che sono pervenute dal basso, grazie allo stimolo del professor Vitali, e anzi di Ivan. Ivan, grazie. Ecco. Se mi piace di più, mi ha chiamato così, insomma, da battesimo. Quindi intanto la platea un pochino si è così arricchita. Infatti, con piacere. Sì, sicuramente nel pomeriggio saremo di più, ma comunque noi tra 5 minuti ci rivediamo, il tempo di riprenderci un attimino del caffè, col caffè. Grazie.